Io credo che uno Stato non deve mai e poi mai avere paura di ricercare la verità. La verità non fa male a un corpo di polizia, la verità non fa male ai carabinieri, non fa male alla finanza, non fa male alle forze armate, non fa male a nessun apparato dello Stato per costruire quello Stato che tutti quanti insieme vogliamo. Ed è l'unico modo che io riesco a intendere il mio ruolo da Presidente della Camera e da terzo carica dello Stato. Soprattutto devo ringraziare a nome di tutto il cast tecnico-artistico Ilaria e la sua famiglia, i suoi genitori, perché si sono fidati di noi, e l'avvocato Fabio Anselmo, senza il quale, diciamo, questa lotta forse non sarebbe potuta essere così efficace, questo lo possiamo dire dalla mia verità. Mi rivolgo a lei e alle istituzioni che rappresenta per dirvi di camminare al nostro fianco, perché la nostra famiglia, e penso ormai lo sappiano tutti, è una famiglia per bene, che di quelle istituzioni si è sempre fidata e continuerà sempre a fidarsi, sebbene oggi si vuole far passare in qualche maniera il messaggio che c'è una guerra in corso tra noi e voi. Noi sappiamo bene che non è così, quindi vi chiediamo, non ci abbandonate e camminate al nostro fianco, perché la strada non è ancora finita, tutt'altro. Oggi ci darete l'opportunità enorme di raccontare in questo luogo così significativo la storia di Stefano, che era Stefano Cucchi, era un ultimo tra gli ultimi, e come tale è morto. Vi chiedo, è questa la società che vogliamo? È questo il mondo in cui vogliamo far crescere i nostri figli? È questo il senso di sicurezza di cui abbiamo bisogno? Io penso di no. Grazie, grazie davvero tanto, Presidente.